Salve amici di YouTube, oggi un video un po' speciale e vi spiego perché. 2 giorni fa è venuto a trovarmi un mio fan e amico e mi ha fatto provare alcune delle sue pistole a salve. Enrico ha portato qui una Kimar 85, una Kimar 1911 e due Bruni 84, una in nera, in colorazione nera, e l'altra in colorazione nickel. La Bruni 84 viene commercializzata unicamente in calibro 9 mm. Quindi andremo a vedere un po' di prove di sparo. Prima di continuare con il video, mettete un bel like per aiutarmi a divulgare questo contenuto ed iscrivetevi attivando anche la campanellina per essere costantemente aggiornati sui prossimi video. Come sempre, ci tengo a precisare che tutte le pistole a salve utilizzate nel mio canale sono di tipo top firing, quindi canna parzialmente otturata, tappo rosso alla volata della canna e sfiato del top firing poco più avanti della camera di scoppio. E ora andiamo a vedere le prove di sparo. Mi è caduta un po'. Attaccami la mobile. Potuto notare, si conferma un po' la mia teoria, ovvero che la Bruni, secondo il mio parere, ha una marcia in più, senza nulla togliere alla Kimar. Avete visto al terzo colpo della prima prova di sparo con la Bruni Beretta 84 in nickel cosa è successo? Perché non ha ciclato? Se state ben attenti ad ascoltare quella prova di sparo, sentite che il terzo colpo non fa bang, ma fa pof, perché praticamente il colpo non era ben carico o non ha sparato tutta la polvere da sparo. Quindi il malfunzionamento non era dovuto alla pistola a salve, ma a un colpo a salve al bossolo che non era caricato a sufficienza o che era difettoso. Quando questo rumore di sparo anomalo accade in armi vere, bisogna posare l'arma, nel senso che molto probabilmente si è verificato uno squibload, ovvero che l'ogiva, questo nel caso delle pistole vere, perché l'ogiva nelle pistole a salve non c'è, ma di solito quando si sente il pof, praticamente significa che ci sono alte probabilità che l'ogiva sia rimasta incastrata all'interno della canna, data la poca potenza data dall'esplosione. Quindi con la pistola a salve va bene, uno sente uno sparo anomalo, la pistola a salve non cicla, ci sta allora con la pistola a salve nello sferrellare e far uscire il bossolo difettato. Ma se siamo ad un poligono con armi vere, quando sentiamo un rumore anomalo ci dobbiamo fermare. Sicuramente chi già fa tiro sportivo, chi comunque va al poligono, queste cose già le sapeva. Però, dato che parlo di pistole a salve, dato che parlo anche di armi, preferisco sempre essere quanto più preciso possibile. Da divulgatore di questo tipo di contenuti, mi sento in dovere di essere quanto più preciso possibile. Prima di salutarvi, vi vorrei consigliare un gruppo sulla piattaforma blu chiamato Armi e Pistole a Salve, in cui ci sono caricati sopra molti miei video
e in cui ci sono molti appassionati e possessori di pistole a salve da cui ricevere consigli o con cui scambiare semplicemente quattro chiacchiere sulle pistole a salve. Seguitemi anche su Insta Anthony-YT-92. Detto questo, vi anticipo che Enrico, che saluto affettuosamente, mi ha portato anche qualche regalino, quindi giovedì state sintonizzati perché ci sarà una bella recensione. Spero che questo video sia di vostro gradimento e se così è stato, mettete un bel like ed iscrivetevi per essere costantemente aggiornati su nuovi contenuti o su nuove recensioni. Un saluto e al prossimo video. Ciao!